Ciao ragazzi, bene, allora oggi vorrei parlarvi di quello che secondo me è il decimo consiglio che vi posso dare, molto importante per ottenere, o meglio, ottimizzare, ottenere e mantenere il benessere psicologico del vostro cane. Ed è quello che i cani da guardia specialmente, ma questo è riferito a tutti, ma io mi occupo innanzitutto di cani da guardia, non vanno mai picchiati neanche piano. Perché vi dico questo? Non tanto per compiacere questo perbenismo ipocrita che oggi tutti dicono, mettono sui social, i cani non vanno picchiati, lì con le quattro galline spelacchiate. È ovvio che i cani non vanno picchiati, non c'è bisogno di fare dell'inutile buonismo, ma ci sono delle motivazioni ben precise, psicologiche del cane, che il cane non bisogna mai picchiarlo neanche piano. Invece so benissimo che ci sono anche professionisti del settore che dicono no, non lo picchi forte, ma le faccia sentire ogni tanto almeno qualche contatto, qualcuno dice usi il giornale, qualcuno le dice piano, ma bisogna far sentire che si ha l'autorità. Poi io sono nato in una famiglia dove tanti anni fa i cani si picchiavano, nel senso, i cani avevano sempre combinavano sempre qualcosa che meritavano le botte. Nei paesi di campagna spesso i cani si picchiavano perché le persone avevano nervoso, va a sapere con cosa, aveva piovuto piuttosto che era passata la volpe, aveva ucciso le galline o tanti altri motivi, si avvicinava un cane ignaro di tutto questo e al cane veniva dato un calcio, spesso senza motivo, semplicemente era in mezzo a una porta, si andava di fredda, c'era un cane e gli dava un calcio. Ad esempio c'era talmente la cultura di picchiare i cani che io mi ricordo quando mia nonna, che aveva fatto la pastora per tanto tempo, io ero piccolo, lei aveva un cane e me lo ricordo ancora, non so se mi ricordo che lo diceva a me o mi ricordo che lo diceva altri bambini, ma mi diceva falli te al cane, quindi si insegnava proprio ai bambini a picchiare i cani. Poi ci siamo evoluti, a dire la verità picchiavano anche i bambini, io ero uno di quelli che se le prendeva spesso. Poi ci siamo fortunatamente evoluti e abbiamo capito che comunque picchiare i cani è sbagliato. Però ci sono tante persone che, non so, iniziano la mia cinofilia, prendono dei miei cani, hanno dei cani e si rivolgono a me per risolvere dei problemi. E una delle domande più frequenti è quello, ma dice, io non è che lo picchierei forte, ma posso darle qualche scappellotto al cane, qualche piccola sculacciata, che punizioni gli posso dare in modo che lui capisca e impara? Perché esiste ancora in questa cinofilia fatta di angeli a quattro zampe, come si legge, e gli stessi che scrivono angeli a quattro zampe, poi io li ho visti in privato, quando sono nervosi gliene fanno al cane di tutti i colori, proprio quello di punire il cane. Puniamo il cane tutte le volte che in teoria ci dà fastidio, perché noi crediamo che il cane fa delle cose o sbaglia qualcosa l'abbia fatto con pretesto, cioè l'abbia fatto appositamente, cioè il cane ci mangia le scarpe nuove che avevamo appena comprato, si rosicchia tutti i divani che noi avevamo messo fuori della porta nel giardino, va a sapere quanto le avevamo pagati, domani sera venivano gli amici a cena e lo prendiamo come un dispetto personale e ci viene in mente a volte di punire il cane. Perché io invece vi dico che il cane non va picchiato nemmeno piano, ma non bisogna neanche fare la mossa, perché il cane non sta lì con noi per scelta, ma sta perché noi non lo lasciamo uscire. Il cane, come minimo, noi non avessimo il giardino, anche se potrebbe tornare tutti i giorni o periodicamente a mangiare il nostro pasto, qualora si trasformasse in cane padronale, lui batterebbe, girerebbe un territorio molto vasto dove interagirebbe con altri cani, si formerebbe un branco anche non stabile, si cercherebbe delle femmine magari quando vanno in calore da coprire, si andrebbe a cercare del cibo che magari noi gli diamo il più buono del mondo, però lui in quel momento ha bisogno di altre cose, quindi farebbe tante cose, specialmente farebbe il cane, perché noi i nostri cani, indipendentemente da quanto bene diciamo di volerli, non li lasciamo più fare il cane. Ma avrebbe una grande possibilità,
di starci alla larga quando non si fida di noi, e il cane può non fidarsi di noi quando ad esempio noi respiriamo in modo più affannato perché siamo arrabbiati, siamo rigidi, cioè per dire magari stiamo litigando al telefono con qualcuno, solo che il cane non sa che magari abbiamo ragione di questa discussione e noi non ce l'abbiamo con lui. Quando magari abbiamo il nostro cuore, il batticuore, siamo agitati per qualcosa, respiriamo appunto in modo irregolare, siamo più tesi di muscoli. Ci sono molte situazioni nelle quali noi siamo diversi. E il cane semipadronale poteva in quel periodo starci alla larga, allontanarsi, magari andava a farsi un giro di 2 o 3 giorni, che era una cosa naturale, e poi tornava nel momento che ci vedeva più rilassati. Oggi non è possibile, no? Tipo adesso lei vuole venire proprio qui, no? Per fare questo. Ecco, oggi questa cosa non è più possibile perché i cani sono chiusi nelle nostre recinzioni, per non dire nei nostri appartamenti. La fiducia che il cane ha in noi è fondamentale per la nostra affidabilità, per la affidabilità dei familiari, ma non solo, è fondamentale per quello che può essere il suo benessere psicologico. Dove c'è benessere psicologico non c'è stress, dove non c'è stress non c'è né malattie degenerative dell'animale e né tantomeno la possibilità che possiamo subire delle aggressioni. Quindi non è tanto il picchiare piano forte, perché i cani hanno una sopportazione al dolore non indifferente, basta vedere quanto litigano fra loro, a volte si tagliano, si mordono, si bucano e il giorno dopo sono già guariti, oppure si mordono in una zampa, zoppicano 2 o 3 giorni e dopodiché sono di nuovo come prima. Noi ci avremmo messi magari un mese a guarire, basta vedere quando si danno le zampate fra loro, se le danno a noi spesso ci tagliano. Di conseguenza non è una questione del dolore che può soffrire un animale, ovvio che se siamo veramente dei frustrati e lo picchiamo ripetutamente gli inferiamo i dolori, ma non è che un calcio a un cane possa fargli chissà che dolore, è il gesto. Quindi se il gesto che noi facciamo fa perdere la fiducia del nostro animale nei nostri confronti, non è, come dire, poi qual è il risultato finale, se noi inferiamo più pesantemente o ci limitiamo. Quindi il cane non va mai picchiato neanche piano, neanche col giornale, neanche leggermente, e tantomeno ne va specialmente mai fatta la mossa di volerlo picchiare, perché il cane si sente minacciato, va in autoprotezione, poco importa se reagisce o meno, cioè per dire se reagisce magari si ringhia oppure è remissivo e a questo punto, come dire, acconsente, si allontana, va via. Che perdendo la fiducia la maggior parte delle cose che noi vogliamo poi fare col cane, cercando la sua collaborazione, non le otterremo più. C'è persone che dicono: ma sì, è 2 anni che non lo picchio più, le avevo dato una volta uno schiaffo, un calcio 2 anni fa, ma non c'entra, tu non devi farlo manco una volta, perché il cane non ha mai colpa. Il cane è un animale che non nasce per vivere al nostro fianco, bensì nasce per vivere in branco con i suoi simili, nasce per vivere libero, come siamo liberi noi, come tutti gli animali vivono libero. Noi scegliamo per utilizzarlo in tutte le sue funzioni, compreso la semplice compagnia, il nostro compiacimento, carenza d'affetto, il sentirsi realizzato, decidiamo di privarlo di questa libertà, portarlo con noi, e abbiamo bisogno che in questa sorte, chiamiamola di reclusione, lui provi molta fiducia nei nostri confronti. Quindi ricordatevi il mio 10° consiglio che mi do: mai picchiare il cane neanche piano, anzi nemmeno pianissimo. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltato anche oggi e vi auguro a tutti buona giornata. A presto.